Ci parliamo di un argomento particolare, un argomento che in alcuni casi è finito anche sulle cronache dei giornali e riguarda il rapporto tra lo Stato e i militari che per servire la nazione hanno partecipato in teatri di guerra internazionali ad alcune operazioni sotto l'egida della NATO. Come voi sapete, di queste operazioni negli ultimi decenni se ne sono svolte alcune, citiamo solo per fare degli esempi, quelli in Jugoslavia, quelli in Iraq e in alcuni paesi dell'Africa. Che cosa è accaduto? È accaduto che alcuni nostri connazionali di ritorno da queste missioni o dopo molti anni anche dalla cessazione del servizio militare hanno accusato malattie particolarmente gravi che loro hanno ricondotto o pensano di poter ricondurre all'utilizzo del uranio impoverito contenuto in alcune armi che sono state appunto usate in questi teatri di guerra. Sono partiti numerosi contenziosi con i quali i militari italiani hanno chiesto il riconoscimento di un nesso di causalità tra l'aver svolto questo servizio in questi teatri di guerra e l'insorgenza di queste malattie proprio a causa dell'uranio impoverito. Il comportamento dello Stato, dell'amministrazione, della difesa non è stato sempre, come dire, particolarmente benevolo e l'amministrazione si è sempre opposta. Nel corso del tempo, via via, i tribunali hanno riconosciuto a numerosi militari il risarcimento del danno o le cause di invalidità, le cosiddette cause di servizio, per aver operato in questi teatri di guerra e per essere stati presumibilmente esposti a questo uranio impoverito. Oggi voglio parlarvi di un caso particolare che è sfociato in una sentenza del Consiglio di Stato di qualche settimana fa e che è particolarmente interessante perché il Consiglio di Stato ci spiega quali sono i rischi che i militari devono assumersi e quali sono invece i rischi che lo Stato, l'amministrazione della difesa, deve evitare che i nostri connazionali, i nostri servitori militari assumano nei teatri di guerra. Un ufficiale dell'esercito ha partecipato a diverse operazioni con la NATO in Jugoslavia e in alcuni paesi africani dove è accertato che sono state utilizzate armi che contenevano l'uranio impoverito. Nel 2000 va in pensione ma ha contratto una grave malattia che la letteratura scientifica ritiene che possa essere ricollegata anche proprio all'uso, all'essersi esposto in questi ambienti ricchi di queste sostanze. Una consulenza tecnica d'ufficio prova addirittura che dentro i tessuti del militare ci sono corpi estranei metallici che possono appunto ricondursi alla presenza dell'uranio impoverito. Si instaura un contenzioso con il quale il militare chiede anche il risarcimento del danno non patrimoniale, cioè il risarcimento per le sofferenze sostanzialmente patite, il cosiddetto danno morale. L'amministrazione si oppone, il giudizio finisce, come vi dicevo, davanti al Consiglio di Stato, il quale vi anticipo subito che dà ragione al militare, ma la sentenza è interessante perché contiene un ragionamento molto molto importante. I giudici di Palazzo Spada dicono: vabbè, è evidente che un militare, quando accetta di svolgere questo lavoro e di essere remunerato dallo Stato per fare il militare, è normale che si possa esporre a dei rischi. È normale che il militare si esponga ai rischi del conflitto bellico, è normale che il militare possa anche perdere la vita nel corso di uno scontro bellico, di uno scontro a fuoco o che possa subire un incidente nel corso di una esercitazione militare. Ci sono rischi, cioè, che sono connaturati proprio allo svolgimento di quella attività. E se si produce un danno in conseguenza dell'accettazione di questi rischi, il militare non si può lamentare più di tanto perché è andato incontro ad eventi che rappresentano la sostanza stessa del suo lavoro. Ci sono invece altri rischi, giustamente dice il Consiglio di Stato, che invece sono assolutamente evitabili e che è compito dell'amministrazione di appartenenza evitare, come quelli appunto di esporsi all'uranio impoverito. E si scopre nel corso del giudizio che il Ministero della Difesa non solo non aveva dato informazioni e indicazioni adeguate sul maneggio delle armi, ma non aveva fornito ai militari italiani nemmeno informazioni su come proteggersi, su come ridurre il rischio di esposizione all'uranio impoverito e non aveva nemmeno adottato delle misure organizzative, non aveva fornito gli equipaggiamenti necessari a ridurre al minimo questo rischio. Ecco, dice il Consiglio di Stato: guardate, i militari non sono carne da macello, ci sono dei rischi che devono affrontare perché è il loro lavoro, ma ci sono dei rischi che, se possono essere evitati, come nel caso di specie possono benissimo essere evitati, non devono,
come dire, essere fonte di danni, perché non si deve fare confusione, nel senso che i militari non sono, ripeto, carne da macello da esporre a qualsiasi tipo di rischio. E l'amministrazione della difesa ha detto: ma noi non sapevamo in realtà che ci fosse un uranio impoverito o che ci fossero degli strumenti o degli accorgimenti per poter proteggere i nostri militari. Anche questo risulta falso, perché il Consiglio di Stato dice: guardate che c'è evidenza e c'è prova che altri contingenti militari di paesi stranieri appartenenti alla NATO avevano adottato delle linee guida, degli accorgimenti per ridurre questo rischio di esposizione all'uranio impoverito e soprattutto avevano fornito anche degli equipaggiamenti idonei a ridurre questo rischio. E a nulla vale, continua ancora il Tribunale, che la missione sia stata imposta da una deliberazione del Parlamento, perché l'amministrazione della difesa può benissimo esporre al Parlamento di non essere in grado, di non avere tutti gli strumenti per salvaguardare, lì dove possibile e nei limiti del consentito, la vita di decine o di centinaia di militari. Quindi c'è una responsabilità dell'amministrazione della difesa, una cosiddetta responsabilità da posizione, che riguarda tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, nel non aver messo in campo degli accorgimenti che esistono e che si possono utilizzare per salvaguardare la vita dei militari. Ma la questione non finisce qui, perché c'è un altro problema da affrontare. L'amministrazione della difesa dice che non esiste in realtà la prova di un nesso di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgenza di determinate patologie, sono una molteplicità, tra cui anche quelle di cui soffriva questo ufficiale dell'esercito. Qui entra in campo non solo la prima sentenza di cui vi sto parlando del Consiglio di Stato, ma anche un'altra che troverete sempre allegata nella pagina in cui sarà pubblicato questo video, che è una sentenza ancora più recente, che riprende le motivazioni di quella di qualche settimana fa e dice questo: sì, è vero, non c'è un'evidenza scientifica certa che l'esposizione all'uranio impoverito possa determinare, possa causare determinate malattie, non c'è però nemmeno la prova contraria, e negli Stati Uniti invece è stato accertato oramai che c'è la sindrome dell'Iraq, cioè che moltissimi militari di quelli che sono tornati da quella missione, da quell'evento bellico, soffrono di alcune malattie, e non si può pensare altro che tutte queste persone che sono accomunate solo dall'aver partecipato a quelle missioni e che sono tutte oggi affette da sindrome più o meno, diciamo, identiche, non possono che collegarsi a quello evento. Utilizzando anche questa argomentazione, e utilizzando l'argomentazione cosiddetta al contrario, quello secondo la quale l'amministrazione della difesa non sarebbe stata in grado di dare una prova contraria del perché, dice il Consiglio di Stato, dei militari, che sono solitamente le persone con uno stato di salute psicofisica migliore di tutti gli altri, oltre la media nazionale, perché al ritorno da queste missioni militari accusano queste gravi patologie invalidanti. Quindi anche per l'ipotesi in cui non vi è certezza di un nesso di causalità, trattandosi di un risarcimento del danno che deve rispondere a dei canoni civilistici, cioè a un criterio del più probabile che non, considerate tutte le circostanze di fatto, che questi nostri connazionali che hanno servito lo Stato all'estero abbiano subito gli effetti negativi dell'esposizione all'uranio impoverito, per i quali adesso è giusto che lo Stato li aiuti e corrisponda a loro il risarcimento del danno, oltre a tutte le altre assistenze. Ma la parte più importante, ripeto, è quella contenuta nella prima sentenza del Consiglio di Stato, che è del dicembre del 2020, nel quale si dice: ricordiamoci che il fatto di essere militari non significa che si può solo mandare centinaia di giovani vite allo sbaraglio, perché ci sono rischi che sono connaturati al lavoro che si fa e rischi invece che l'amministrazione ha l'obbligo di evitare.